Io sono qui per parlare del vostro futuro. 32 anni fa, quando io cominciai a fare questa giornalista, i giornali uscivano a un foglio, due pagine, e l'ANSA appena nata dava ogni giorno dalle 10 alle 12 notizie. Quante cose sono cambiate. E la nostra professione forse è cambiata più di altre professioni, anche di quella che è cambiata tanto, la professione medica e la professione chirurgica, la professione medica, la grande rivoluzione degli antibiotici, dei vaccini, la cosiddetta energia ingegneria genetica. È cambiato molto di più. Tutte le altre professioni, perché è cambiata la professione, è cambiata la società, è cambiata la società specialmente dagli anni 60 in poi, la famosa, il famoso 68, è cambiata in maniera più ampia e più approfondita di quanto non sia mai successo per un analogo periodo nella storia dell'umanità. Cambiata. E vediamo che cosa significa questo cambio. Significano questi cambiamenti per quello che è il vostro futuro di professionista. È rimasto, per fortuna, il primo momento è uguale. Ed è quella cosa per cui la nostra professione ha un carattere di nobiltà, di dignità. Quella che ci fa dire siamo giornalisti e siamo contenti, felici e orgogliosi di esserci. E finalità istituzionali che quella di raccontare le notizie, ha delle responsabilità di carattere. È il giornalismo che fornisce, che con le sue informazioni arricchisce il patrimonio informativo della gente. È con le sue informazioni che ci permette a tutti di governare meglio la propria giornata, di esercitare meglio le nostre responsabilità familiari o professionali. Il fatto cioè che la nostra professione sia, a differenza di tante altre, un servizio. E questa parola servizio la sentirete pronunciare da me più volte questa chiacchierata. E allora, se il giornalismo è un servizio, vediamo che cosa è successo per confermare e per mettere in pericolo questa caratteristica privilegiata di servizio. Ci sono state in questi ultimi decenni due grandi rivoluzioni. La rivoluzione della televisione e poi il passaggio dall'analogico al digitale. La televisione, come è stata utile nel paese, non solo da noi, ovviamente. Però per quanto riguarda il nostro campo e di questo che dobbiamo parlare, la televisione ci ha aiutato a evitare, se possibile, non è stato evitato sempre, non è evitato sempre, basta leggere i giornali e ascoltare alcuni dei giornali. C'è l'errore, cioè che molti giornalisti, o molti giornalisti compiono nella convinzione che i destinatari del proprio lavoro, i lettori, i radioascoltatori, i telespettatori, abbiano lo stesso livello di cultura, lo stesso grado di istruzione del piccolo mondo nel quale il giornalista opera, cioè i propri familiari, i propri colleghi, i propri amici. No, l'errore è un errore grave perché ci si dimentica che al di là di noi, al di là del nostro lavoro, quelli che ci ascoltano, ci leggono, possono essere magari alcuni più
contro di noi, ma tanti meno contro di noi, con un livello culturale e inferiore. Perché dico che la televisione ha avuto il merito di sottolineare questo errore, di avvertirci clamorosamente di questo errore, anche se molti continuano a comperlo anche oggi quando ascoltiamo o leggiamo, ascoltiamo i telegiornali e leggiamo i giornali di carta. E nell'intera società non ci sono solo quelli che hanno due lauree, ci sono anche quelli che hanno, come dicono le statistiche, nella maggioranza del paese, soltanto come massimo titolo di studio di diploma di scuola media. E la maggioranza di questa maggioranza ha come massimo titolo di studio il diploma. Cioè, il ricordarci che quelli che scrivono la televisione, per i telegiornali, ma il discorso vale anche per chi scrive sui giornali di carta, deve tenere conto che lo ascoltano, o lo leggono, anche le casalinghe di Voghera. Questa immagine capita ogni tanto, la casalinga di Voghera, che era al tempo in cui la Rai si occupava anche dei telespettatori, non semplicemente dei produttori di consumo, faceva dei sondaggi. In un sondaggio scappa fuori anche che alle casalinghe di Voghera veniva chiesto quali erano le parole o le espressioni che non capivano. E la casalinga di Voghera, poverina, certe espressioni non le capiva. Crisi di governo non la capiva. Disegno di legge, questo cosa vuol dire? Vuol dire questo, che anche la casalinga di Voghera ha bisogno di essere informata, ha il diritto di essere informata, e noi giornalisti abbiamo il dovere di informare anche la casalinga di Voghera. Facci capire il primo dovere del giornalista, se un giornalista non si fa capire. C'è idea, il rischio è forte. Il giornalismo sia qualcosa che appartiene alla letteratura. Idea di molti di noi, che il giornalista è uno scrittore che fa un'altra cosa. Che il giornalismo è il che porta, in certi casi non male, in certi casi male, all'idea che il giornalista deve, usare nella scrittura per essere letta, una scrittura per essere parlata, un linguaggio più distinto, più meno solito, lontano dal parlare quotidiano, con riferimento a un uso di parole, di espressioni dotte, eccetera. E so che scrivere. Siete tutti più o meno giovani, tutti giovani, quindi forse nessuno si ricorda della figura simpaticissima che un giorno apparve in televisione negli anni 70, mi pare, Colonnello Bernacca. Qualcuno si ricorda Colonnello Bernacca? Un giorno ancora. Del meteo. È una cosa interessante quello, no? Perché per la prima volta la televisione è utile e importante dirci a tutti noi le previsioni meteorologiche. Un buon fatto, cioè, quindi piuttosto importante. E il colonnello Bernacca era un ufficiale dell'aeronautica in pensione. Simpaticissima una persona, un giorno lo incontro e dico: colonnello, mi sorge una cosa, perché invece di pioggia dice precipitazione? Attenzione alla risposta. Perché è più bello. Ora, parte il fatto che la precipitazione è ambigua, perché la precipitazione può essere piovosa, nevosa, temporalesca, eccetera. Il fatto di ritenere che il pioggia sia, che la precipitazione sia più bello di pioggia,
Questo indica questo errore psichico, culturale, eccetera, di pensare che il linguaggio, un linguaggio piuttosto, un linguaggio da ricercare, sia il linguaggio che noi dobbiamo usare. No. Parliamo il linguaggio della gente comune, e faccio capire dalla gente comune. E poi il nostro linguaggio, il linguaggio parlato, è così bello, così pieno di metastasi, di traslati, di figure, di espressioni, è bellissimo. Noi lo consideriamo un linguaggio di da respingere, ma un linguaggio invece da usare in parte della gente comune per farci capire dal gente comune. Questa cosa del pensare che apparteniamo a un non appartiene, che il giornalismo non appartiene alla verità, su cui può mettere qualche dubbio, ma allora sono dei deboli, dei dei forti, dei potenti e dei piccoli. È la storia dei giorni, per capire un fatto storico, un periodo storico, è necessario conoscere quello che fa la gente in quel periodo, e conoscere anche le condizioni climatiche, la produzione agricola, i volti per droga, le fabbriche si cade. Quindi noi non siamo degli storici, siamo degli storici che fanno storiografia. Il giornalismo lo possiamo definire scienza della quotidianità, del contingente. Umberto Eco un giorno una bella espressione un po' poetica. Il giornalismo come storiografia dell'istante. C'è una cosa che volevo aggiungere, anche se rischio di dirlo, sono un po' paradossale. Quando parlate della Federica Europea, e ho detto che la Federica Europea ha il dovere di essere, ha il diritto di essere informata, e noi abbiamo il dovere di informare. E posso parlare anche di un'altra cosa. Il primo dovere del giornalista, ha detto, è farsi capire. E la prima virtù. Nessuno si stupisce, è l'umiltà. Non dobbiamo sentirci di padre Carlo. Anche se noi spesso ne sappiamo più degli altri, non di tutti gli altri, molti, ma molti degli altri a cui facciamo il nostro lavoro. Non ci dobbiamo sentire paretti, e umiltà, perché dico umiltà? Perché non dobbiamo sentire la responsabilità che abbiamo di informare la Federica Europea e tanti altri che tanto una rimonta di informazione, perché il valore del giornalismo. È il giornalismo che fornisce informazione, che arricchisce il patrimonio informativo di quelli che accolgono il nostro lavoro, che ci mettono a trasporto. È il giornalismo che fornisce le informazioni, che ci permettono di governare meglio la nostra giornata, di esercitare con maggiore efficacia le nostre responsabilità professionali. Questa è la televisione. Tutto bene, no? La televisione. Non lo so. La televisione ha cambiato la storia. La società. Perché? Perché la televisione è immagine. È un elemento primordiale della nostra natura di essere umano. Facciamo vedere, a
aprire gli occhi e vedete il titolo, la realtà che li circondava. Prima ancora di compiere dei gesti, prima ancora di sentire qualche cosa, prima ancora di emettere dei suoni, la realtà è l'immagine, è il fatto più primordiale, da vedere, primitivo della nostra natura di essere umano. All'immagine, ecco il quello che fa la ha fatto la televisione, ha creato la società della vita. Il ogni tanto scappa fuori, quando scappa fuori negli anni 60, il nome di un sociologo canadese, Massimo Pilouin, gli ha generato indifferenza di allora. Ogni tanto viene tutto questo proposito. Dice una cosa molto importante, che la televisione è un medium diverso dagli altri, diverso per esempio dalla radio o anche dalla carta stampata. La carta stampata di informazione scritta, la radio di informazione parlata, possono modificare, influenzare chi legge o chi ascolta in relazione ai propri contenuti, ai messaggi, per usare l'espressione sociologica, al messaggio che si smette. La televisione no. Condiziona, influenza chi la guarda, non solo per i messaggi che trasmette, ma perché essa stessa è un messaggio capace, per motivi di carattere psicologico, di modificare, come ha modificato, i nostri modi di pensare e i nostri modi di comportamento. Nasce la società dello spettacolo, nasce una società che si affida alla. Io vi dirò che ancora oggi, quando a un funerale sento che si applaude il morto, io, nessuno di voi, siete tutti giovani, nessuno di voi fa questo, a me sì, perché io ho imparato quando era, nei funerali, dai mare, venivano, passavano in mezzo alla folla, in un religioso silenzio. Oggi invece si applaude il morto. Perché questo? È la società nuova fatta, creata dalla televisione, la società dello spettacolo, la società basata sul palcoscenico, cioè la platea, chi sta sul palcoscenico agisce in modo da ricevere il consenso. E molti giornalisti si sentono su un bel palcoscenico e scrivono in maniera da ricevere l'applauso, il consenso di chi li legge e chi li ascolta. Ecco che qui nasce un'informazione che spesso è soltanto intrattenimento, un'informazione che non si rivolge alla ragione ma ai sentimenti e non cerca di suggerire riflessioni, ma cerca di suscitare emozione. Un meteorite ha sfiorato la Terra. Qualcuno legge e vede che il meteorite passa senza 600 milioni di chilometri di distanza. No. L'Italia divisa in due. Che è successo? È successo che sono portato del sole, un incidente ha interrotto il traffico per un'ora e mezzo. E notato che uno dei verbi più usati dal giornalismo è schiaffo.
se A dice no a B, è A che dà uno schiaffo. Ricordo il giornale, c'era in seconda pagina un testo, era scritto da mio figlio, da Stefano, in cui si diceva che nella discussione A aveva espresso delle idee diverse da me. Il titolo era Contro tra E e B. In prima pagina c'era un richiamo, vedere in seconda pagina rissa. La divergenza di idee è diventata contro tra E e B. Ora, quando io critico per colpa della televisione, critico per colpa di una interpretazione errata ovviamente della televisione, la televisione è un grande strumento per carità. Io dico che non si deve fare confusione fra informazione e intrattenimento. Che il nostro compito di giornalisti è quello di trovare nella realtà che raccontiamo gli elementi più importanti che poi riteniamo possono interessare non i nostri, soltanto i nostri amici, colleghi e familiari, ma quel grande pubblico, qual è il più importante. Pubblico che è più grande e meno grande. Le notizie non si scrivono nella stessa maniera. Sul giornale, proprio i lettori del giornale della Gazzetta di Penetola non sono i lettori di Repubblica, i lettori del Corriere della Sera non sono quelli del Sole 24 Ore, non sono quelli della Gazzetta dello Sport, del Corriere dello Sport. Quindi dobbiamo tener conto di quelli che sono i destinatari della nostra informazione, ma in relazione a quello che riteniamo possono essere gli interessi di questo pubblico variabile, secondo la testata a quale ci rivolgiamo, dobbiamo tener conto di tutte le fasi di intesa. E è il famoso problema dell'Andrea, ma che cos'è l'altezza? Il guaio è che non esistono norme per stabilire se un fatto è notizia o notizia, non solo, ma la cosiddetta notiziabilità è storica, c'è una storicità della notizia. Un fatto che oggi è notizia può non essere domani. Parlare dell'olio in Puglia o in Liguria, in Toscana, è importante, in Val d'Aosta e in Trentino no. Quindi questo non significa che noi non dobbiamo cercare il fatto o nel fatto l'elemento del fatto che possa interessare quei nostri lettori o ascoltatori. Dopo aver accertato chi sono i nostri lettori e i nostri ascoltatori. Certo, è difficile, una delle cose difficili della nostra professione, ma giornalisti non si nasce. Anche i grandi giornalisti, il Buttarelli, Enzo Biagi, tanti Granzotto, eccetera, non sono nati giornalisti, hanno imparato tutto, perché si diventa giornalisti attraverso lo studio, attraverso le letture, facendo tesoro della sua esperienza. Il cane che morde l'uomo non è notizia. Notizia è l'uomo che morde il cane. Dipende dal proprietario del cane e dalla persona che si tratta. Perché se Beppe Grillo, il cane di Beppe Grillo morde un notizia, lo ripigliamo per l'altro. È una notizia da prima pagina. No. E poi dipende anche da dove uno è morto, da morto un dito. Ma se è morto mettiamo il caso di dietro, è notizia, è che cosa.
Queste lezioni sono nel bene e nel male. C'è stata un'altra grande rivoluzione, e questo è il passaggio dall'analogico al digitale. Nasce il computer. Il computer ci insegna da una cosa. Non si deve scrivere troppo. Cioè, lavorare alla, non so credo che sia un'esperienza vostra, lavorare alla tastiera del computer col monitor davanti, sa? Ci fa capire che non si può scrivere, scrollare, per usarci una parola. Anzi, io mi sono domandato, ma visto che ci sono ancora giornalisti che scrivono cose lunghissime, non faccio nome, e che non tengono conto che le statistiche dicono che il tempo medio di lettura di un giornale di carta è dai 15 ai 30 minuti. E in un giornale di 60-70 pagine è giusto scrivere colonne e dire ma chi li legge? Questi nostri bravi colleghi, importanti colleghi, che scrivono per esempio due pezzi, ma scrivono direttamente una cosa, cioè sono fuori del giro, oppure dettano, forse dettano, no, e non ci rendono conto. Uno detta, qualcuno ancora detta. Scaffa è detta ancora, ad esempio, Eugenio Scaffa. Quindi ci insegna un'altra cosa, un'informazione, e soprattutto l'informazione digitale che sarà, poi ne parleremo, nel bene e nel male, nel futuro, molta parte del futuro dell'informazione, appunto, è basata sulla presa. C'è stato un cambiamento, ma non per l'informazione, l'invenzione del tablet. Se improvvisamente un certo giorno con quel tablet è importante non per scrivere, per leggere. La Divina Commedia fu un consultore, non lo so che ci faccio fare degli studi in teatro, a filologico, eccetera, ma non si può leggere sul tablet. Grande rivoluzione internet, che cosa eccezionale, uno strumento che ha arricchito la nostra professione, che ci permette di scrivere con maggiore controllo, con maggiore ricchezza di capi, controllare l'informazione. Internet è come enorme fonte di informazione, con un'enorme banca dati, con un'enorme biblioteca elettronica. Internet ci permette di arricchire l'informazione professionale. Un tempo, in occasioni come queste, io consigliavo di lavorare con dietro uno scaffale e dietro un vocabolario italiano, un vocabolario inglese, perché questa è la lingua veicolare, un vocabolario, un dizionario dei sinonimi. Si parlava prima del colonnello Bernacca e diceva precipitazione, invece di dire pioggia. Ma attenzione, accanto a pioggia c'è uragano, c'è scoscia, c'è pioggerella. E noi nel nostro racconto non dimentichiamo, c'è cioè uno dei nostri privilegi, quello di, o no, direi uno dei nostri doveri, è quello di essere precisi nel raccontare la realtà.
E disse, è Cotturella, diciamo Cotturella, non diciamo Cotturella. Il, che si dice, si diceva del computer, dicevo che diceva, tenete. Dopodiché c'è stato un primo periodo in cui tutti quei popolari stavano dentro il computer, nella memoria rigida dell'archivio del computer. No? Oggi dicono che non è necessario. Attraverso i motori di ricerca, cioè Google, Yahoo, e i motori di ricerca, noi possiamo fare quel lavoro che rende migliore l'informazione che produciamo, correggendo, controllando, arricchendo. Internet non ci suggerisce qualche pericolo. Facciamo, diamo una definizione, la più banale del nostro lavoro, del giornalismo. Il giornalismo è mediazione tra la fonte dell'informazione e il destinatario dell'informazione. Quindi questa, il giornalismo è una professione che presuppone tre soggetti, la fonte dell'informazione e il destinatario dell'informazione, in mezzo l'organo di mediazione, il mediatore, cioè il giornalista. Ma Internet permette a chi cerca informazione di trovarla direttamente dalla fonte. E il giornalismo se ne può fare a meno, no? Della mediazione giornalistica. Mi ricordo che ci ponemmo all'inizio, ci ponemmo tutto questo problema, ma le fonti dell'informazione allora erano solo le fonti di carattere ufficiale. La fonte della Fiat, la fonte del Partito A, del Partito B, la fonte del governo, eccetera. Erano fonti di cui dovevamo stare un po' in guardia, perché ovviamente una fonte ufficiale fornisce informazioni, si spera bene, ma non tutte, perché una fonte ufficiale non trasmette le notizie che possono pregiudicarle. Quindi si trattava a quel tempo di decodificare l'informazione. Ma insomma non c'era niente di speciale, anzi era un modo per ritornare alla definizione importante della nostra professione, al valore della nostra all'importanza della nostra professione, dicendo agli amici, andate pure a cercare l'informazione direttamente alla fonte grazie a Internet, ma siete sicuri che sia un'informazione affidabile, veritiera? Quindi allora, un consiglio, andate a vedere quelle notizie sui giornali, a stampa, sui giornali parlati, sulle agenzie di informazione. Quindi l'informazione, diciamo, tradizionale veniva considerata non più una mediazione più necessaria, una mediazione di verità, ma una mediazione qualsiasi, ma una mediazione di verità. Se volevamo, cari signori, se volete un'informazione sulla Fiat, andate, se volete, alla fonte Fiat, grazie a Inter. Ma se volete essere sicuri dell'informazione, andate a leggere un giornale serio. O ascoltare un giornale serio. Questo è un però, cominciamo a nascere sulla rete, anche dei produttori di informazione, i blogger. Quando ci fu il grande vegano tornato chiamato Caterina, mi pare, a New Orleans negli Stati Uniti, l'Associated Press dovette ricorrere, visto che i mezzi di comunicazione
i mezzi di comunicazione erano interrotti, di forse no. E quello che succedeva a New Orleans in base alle acque, la succede per la grande avvenzione britannica. Lo sette del notte, io vado. Quando c'è la guerra in Iraq, le notizie venivano date dagli uffici stampa delle forze armate americane. Viva i blogger che erano quei poveri soldati americani che davano notizie per come andavano veramente le cose. Qualche tempo dopo, veniva fuori il tutto. I social, i cosiddetti social, i social networks. È un grande fenomeno di cui si parla, non si parla molto, anche se se ne usano i risultati, la miniaturizzazione. Ora, la miniaturizzazione rischia di essere una cosa molto terribilmente importante. Vorrei dire anche pesante, ma la mia lezione storicistica mi dice che, giovanile lezione storicistica, mi dice che quello che accade non può non accadere perché ha le sue radici, le sue cause. E quindi, niente da fare, si tratta semplicemente di amministrare bene tutto il luogo che ogni giorno sta. La miniaturizzazione. Una cosa che non ho inventata io, è uno studio che ha fatto il CESIS. Andate a vedere sulla voce, sulla internet, sul sito del CESIS, ci sono delle cose spesso interessanti della nostra professione, specialmente l'annuale rapporto CESIS UPSI, UPSI, della cattolica della stampa italiana, delle cose interessanti. E qualche anno fa, e sono sempre in tempo, sono bravi. Parlò di inizio di era biomediatica. Che voleva dire? Voleva dire che questi strumenti che abbiamo non sono più dei media. Gli app, specialmente grazie alla miniaturizzazione, questi apparecchi iPhone, no? Il mio cellulare che se ne mette per telefonare riceve le telefonate, ma i nostri apparecchietti sono diventati così importanti che non stanno più fra voi e la realtà, sono un modo di accrescere e arricchire i vostri modi di intendere la realtà. Quei media non sono più media, siamo noi, diceva Vincenzo, siamo noi i media. Io ho fatto un riferimento proprio, gli occhiali non stanno più fra me e voi, sono un modo per cui io vedo meglio voi. Cioè, anche gli iPhone sono dei modi, sono degli appendici della nostra natura di esseri umani che ci permettono di capire le cose meglio. In internet, come social, non ci sono solo quei poveri blogger di cui parlavo prima, ci sono tutti. Grande rivoluzione democratica. Tutti possono dire la loro. Ognuno può dire quello che pensa, il suo giudizio, il suo parere, i suoi progetti, le sue critiche, i suoi elogi.
primo Franco Censis Ops, il XVI, che i giovani stanno abbandonando i mezzi di informazione tradizionali, carta, radio, e si informano sui social network. Com'è possibile? Il prima dicevo che si trattava nei primi tempi di deboli, andando direttamente, informandoci direttamente alla fonte, si trattava di decodificare l'informazione che la fonte ti dava, controllarla con altre informazioni, con altre fonti, eccetera. In questo tsunami di informazione, e noi troviamo sui social networks, dove dice Censis, un grande parte di giovani cerca di informarsi. Giorni fa è venuta addirittura quando queste false informazioni, le fake news, sono venute sui social networks e hanno influito anche il campo politico. Vediamo la campagna elettorale negli Stati Uniti. Qualcuno ha detto, ma ci vorrà un organismo che controlli e identifichi il falso dal vero. Nel nostro campo qualsiasi forma di censura è da deprecare. Non accettiamo censure o organismi censori. E anche poi tipicamente impossibile controllare milioni di informazioni. Dicevo prima, quando cominciamo a porci il problema, internet, permettendo di cercare informazioni direttamente alla fonte, mette in pericolo il giornalismo come organo, strumento di mediazione. E rispondendo che il nostro il modo per rimediare a questo pericolo era quello di garantire e di assicurare un'informazione corretta, fare del giornalismo una mediazione di verità, il consapevole di cosa come stanno leggere i giornali o ascolti i giornali, non si limiti a vedete le cose siano molto. Cosa si può fare per evitare che l'informazione sia basata sulle notizie spesso false, spesso nel migliore dei casi manipolate che troviamo sui social network? Continuare il nostro lavoro di informazione corretta. Dal momento che ormai è generalmente riconosciuto che l'informazione è strumento di lavoro che ci aiuta a migliorare la qualità della vita, l'informazione quindi deve essere l'informazione corretta, eccetera. Quindi continuiamo a garantire e assicurare l'informazione. Io forse è giusto che io concluda. Ecco, per dire la mia conclusione è un po' triste, un po' amare. No, cercate di vedere nelle mie parole, le parole di un vecchio giornalista che ha vissuto la sua vita nel campo dell'informazione,
cercare di vedere quello che vi ha detto un vecchio giornalista come sono io, un incitamento, una spinta a fare, a mantenere della professione che avete scelto, una professione bella, una professione importante, quella che ci permette, permette a me di dire sì, sono giornalista, sono felice di essere giornalista, sono orgoglioso di essere giornalista. E allora? Dov'è la monetizzazione? Io avevo pure avvertito che sarebbe stato amaro anche con loro. E questo fare buon giornalismo. Fare un giornalismo che, lo ripeto, al di là delle sue finalità istituzionali, possa dire compie esercitare queste responsabilità di pratica. Per fare del giornalismo, ecco, ritorna la vecchia sola, un servizio. Questo fare un buon giornalismo non è solamente un fatto culturale, non è solamente un dovere di carattere sociale, è anche un fatto di sopravvivenza della nostra professione. Auguri.